Ciao, sono dottoressa Maria Concetta Paolucci. Oggi ti aiuto a conoscere meglio una ottima alleata della tua salute, che è la vitamina D. La vitamina D non è solo una vitamina, ma è anche un ormone. La puoi trovare in due forme diverse, che sono la D2 e la D3. La D2 ha un'origine vegetale, infatti è prodotta dalle piante. La D3 invece ha un'origine animale, perché è prodotta dai mammiferi e anche dall'uomo. La vitamina D è liposolubile, vuol dire che è in grado di depositarsi nel sangue e può essere immagazzinata come riserva nel tessuto adiposo. La vitamina D ha diverse funzioni. Innanzitutto regola quella che è l'attività della tiroide, collaborando alla produzione degli ormoni tiroidei. Inoltre è in grado di far fissare il calcio nelle ossa, quindi previene l'osteoporosi, è un ottimo immunostimolante in quanto aiuta a mantenere in buono stato il nostro sistema immunitario perché è in grado di aumentare la quantità dei globuli bianchi. E inoltre è in grado anche di stimolare la proliferazione della flora batterica intestinale. La vitamina D inoltre aiuta anche la fertilità sia nell'uomo che nella donna, interviene proprio nel mantenimento della gestazione del feto. E la possiamo trovare nell'alimentazione, soprattutto nel salmone, nello sgombro e nel tonno, che ne sono ricchissimi, ma anche nel fegato, nelle uova, nei cereali e nei funghi. La vitamina D però può essere anche prodotta dall'uomo o attraverso l'esposizione solare. Bastano anche 10 minuti al giorno per iniziare a produrre la vitamina D. Quando c'è carenza di vitamina D, si ricorre all'uso degli integratori, che contengono delle percentuali molto alte di vitamina D. Se ci sono dei dubbi, puoi lasciarmi un commento e ti risponderò. Grazie e a presto!